Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con Viaggiando e Mangiando. Sono sempre Marco Maruscelli, il vostro giornalista enogastronomo, che ovviamente cerca di darvi qualche indicazione, qualche informazione utile per poter così affinare ancora ulteriormente le papille, crearsi qualche modalità di così di voglia di evadere, di andare in giro, anche se i momenti sono quelli che sono, ma anche in questa settimana, tra l'altro, di onorare, di avere qualche idea in più per la festa di San Valentino, ma non solo. Beh, allora, come sempre, andiamo sulla prima parte della nostra rubrica, che parla in genere di mangiare e dormire. Beh, volevo dire che sono 120 anni di bellezza e ospitalità per il Cristallo Resort e Spa, che festeggia trasformandosi in un'opera d'arte. Nel 1901 apriva il simbolo dell'ospitalità ampezzana, l'Hotel Cristallo, che fa parte della Luxury Collection Resort e Spa, che festeggia appunto a Cortina d'Ampezzo 120 anni, con una serie di iniziative tra cui il progetto curato da Contini Art Gallery, un'opera di videomapping firmata dal maestro Mario Arlati, il primo di una serie di artisti che si succederanno nel corso dell'anno per riunire la comunità intorno a una narrazione visiva corale. Una sfilata di bandiere, simbolo dell'unità dei popoli e dei valori dello sport, ha trasformato la facciata del Cristallo, appunto via Cortina, in una grande tela firmata dal maestro Mario Arlati, eclettico artista milanese. L'installazione è parte del ricco programma con cui il Cristallo celebra i suoi primi 120 anni, memoria delle feste organizzate in occasione del centenario dei 110 anni di attività che hanno riunito la comunità intorno a questo simbolo dell'accoglienza del Made in Italy. È un momento di festa, di celebrazione dell'amicizia e dei legami creati con gli ospiti e il territorio di Cortina, la sintesi di un lungo percorso che culmina con un anno di eventi ed è un segnale, soprattutto oggi, in questa epoca storica complessa, serve un pizzico di ottimismo per illuminare la strada. E così proprio la luce si rivela proprio uno dei fil rouge dell'anniversario. Una riattualizzazione dell'opera Art Light Flex di Mario Arlati viene proiettata sulla facciata dell'hotel. Il risultato è un'esperienza estetica avvolgente. All'interno del Cristallo, una mostra personale dell'artista raccoglie la serie Incomplete Flags, le stesse opere ricreate e proiettate digitalmente all'esterno, qui esposte in tutta la loro matericità. Il progetto di Mario Arlati è la prima tappa di una grande opera site specific che accompagnerà il Cristallo nel 2021. Vari artisti si alterneranno nel realizzare installazioni luminose, contemporaneamente esporranno una loro mostra personale nell'hotel. Si svilupperà perciò un dialogo tra l'interno e l'esterno della struttura in un gioco di echi e rimandi guidati da un'ispirazione comune, espresso con il linguaggio dell'arte contemporanea. Qualche notizia sull'Hotel Cristallo. Dal 1901 il Cristallo, appunto, che fa parte, come dicevo, della Luxury Collection Resort e Spa, è incastonato in uno spettacolare scenario delle Dolomiti, meraviglioso sito UNESCO, di proprietà e in gestione della famiglia Gualandi. L'iconico albergo si trova all'interno di un palazzo storico che ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 1956, ha accolto tantissimi ospiti celebri come Frank Sinatra e le varie troupe cinematografiche. L'albergo, con doppia stagionalità, si trova in una delle destinazioni turistiche più ricercate in Italia, per gli impianti sciistici d'inverno, per le escursioni all'aria aperta in estate e per le esperienze gastronomiche di alto livello. Con una maestosa vista che spazza dalla città di Cortina d'Ampezzo alle Dolomiti, le 74 camere dell'albergo, comprese 20 suite e 2 presidential suite, sono state restaurate rispettando il carattere tradizionale degli arredi. Gli ospiti possono gustare diverse specialità gastronomiche nei 3 ristoranti dell'albergo, guidati dallo chef Marco Pinelli. La Cristallo Ultimate Spa di 1600 metri quadrati per i trattamenti di Transvital Swiss Beauty Center utilizza esclusivamente materie prime locali e include uno spazioso fitness well club. Nel giugno 2017 il resort è entrato a far parte appunto del brand The Luxury Collection, che raccoglie i migliori hotel di lusso del mondo. Come nuovo affiliato e come primo mountain resort del marchio al mondo, Cristallo continua a offrire ai propri ospiti un'atmosfera elegante dal gusto classico, combinando la dotazione tecnologica all'avanguardia per un soggiorno improntato al lusso contemporaneo. Il sito è www.cristallo.com.
www.vacanze.it. E poi un'altra cosa invece di gusto, siamo vicini a San Valentino e ci sono 6 nuove ricette dedicate alla festa degli innamorati. Per festeggiare la festa degli innamorati, Guido Gobino ha creato 6 ricette speciali per i cioccolatini a forma di cuore. Cioccolato bianco decorato di rosso, bianco con croccante di nocciola, caramello alla nocciola, un morbido cioccolato al cappuccino con caffè aromatico indiano, un cuore al gianduia e un fondente morbido alla nocciola. I 2 cioccolatini più iconici di Guido Sobino, che sono il Turinot classico con nocciola tonda e gentile trilobata, cacao aromatici, latte in Alpi della filiera alpina piemontese e zucchero italiano, e poi il famoso cremino al sale con sale integrale di cervia e l'olio di oliva taggiasca, si vestono di rosso per l'occasione e sono confezionati in un cubo con una fascia a tema per San Valentino, che racchiude al suo interno una piccola scatola con 2 cuoricini. E per conoscere tutta la storia della Guido Gobino andate sul sito internet guidogobino.it e così ne saprete delle buone e delle belle. Beh, adesso ascoltiamoci invece un po' di buona musica e a risentirci tra pochi minuti per la seconda parte del nostro programma su Radio Vacanze. Non so come dirvelo, ma le punte di piedi. Ma che cosa? Si sente nell'aria uno strano brusio, mi si arrizzano i peli. Ancora ci spero di poter uscire. Che andrà tutto bene. Però nel frattempo qualcosa non torna, un pensiero mi viene. Anche a me. Mascherine a distanza e tamponi, c'è tutti i virologi e tutti i dottori. La curva che sale e che scende, il DPCM sui coprifuochi. Praticamente. Mi sono rotto i coglioni. Oh, io. Oh, ma tantissimo. Mi sono rotto i coglioni. Oh, io. Due belle così. I ristoranti. C'è gel. I negozianti. Autocertifico. Tutti i baristi, tutti i tassisti, nei camerieri. Oh, la Madonna. Tutti gli attori. Like. E gli attrezzisti. E gli stilisti. Tutte le scuole e le palestre e i musicisti. Tutte chiuse. Io inizio a inizio al locale le mani, stasera mi impasto la pizza. Senza accusare nessuno, scusate lo sfogo, mi sembra opportuno. Mi sono rotto i coglioni. I coglioni. Oh, io. Ma le sue case. Mi sono rotto i coglioni. Del praticamente, no? Cos'è che si trova? Da dove arriva, quanto rimane, in treno, in metro, gli piace viaggiare, fa finta di niente in mezzo alla gente, ma te ne devi andare. Allora perché vai sempre dritto, poi guarda destra, guarda le mani, praticamente mi sono rotto, capito, ci siamo rotti i coglioni, secondo me tutti, oi, ci siamo male. Rotti i coglioni. Che male forte, no? Oh, la miseria. Non so come dirvelo, vado in punta di piedi, ma sento il bisogno di ringraziare dottori e infermieri che sono tra noi, nei corridoi, in tutti i reparti, perché siete voi i nostri eroi. Belle gioie. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Minuccio saponato a paese! Grazie! Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che frega tutto, te ne dà! Sarà a Roma, sta! Gianluigi Leoni, sull'agenzia Viaggio e Vedo! Viaggio e Vedo! Radio Vacanze! Bravo, quella lì è! 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Vacanze.
Cari amiche, cari amici, ben ritrovati alla seconda parte del nostro appuntamento settimanale con Viaggiando e Mangiando. Sono sempre Marco Maruscelli, siamo sempre sulla nostra radio, la vostra radio, Radio Vacanze. Beh, allora, dopo aver ascoltato qualche indicazione di carattere così godereccio, non solo dal punto di vista del cibo, ma anche della location, appunto, di cui abbiamo parlato nella prima parte, passiamo con altre notizie di gusto. All'Ana tutto sa di mela. Il paese più importante d'Europa per estensione di meleti e leader nella produzione di mele in Alto Adige è appunto l'Ana, in provincia di Bolzano. Come sappiamo, l'Alto Adige è il più grande frutteto d'Europa e l'Ana è il paese che possiede più meleti per estensione, tanto che l'1% della produzione di mele della regione deriva proprio da questo comune. Sono infatti quasi 70.000 tonnellate raccolte ogni anno dalle circa 500 aziende agricole di lana e di questo quantitativo ben 55.000 tonnellate sono prodotte dai soci di Lana Fruit, una delle cooperative di frutticoltori di lana. Le particolari condizioni geografiche e il clima alpino mediterraneo di questo territorio e dell'Alto Adige in generale favoriscono la crescita di una grande varietà di mele. E tra queste più antiche ci sono la Maskanzer, la Kostlischke, la Gold Parmane, la Lederer. E oggi, tra circa 20 varietà, le più diffuse sono la Golden e la Red Delicious, insieme alla Granny Smith, mela con la buccia verde introdotta negli anni 70, la Gala, la Fuji, la Brainbourg e la Crisp Pink. Da metà agosto, quando le dolci e rosse Gala sono mature, a metà novembre con la cernita delle succose acidule Pink Lady, vengono raccolte a mano e poi consegnate alle cooperative frutticole della zona, dove sono selezionate e stoccate in magazzini altissimi. L'intero territorio di Lana e ovviamente nel tempo della fioritura dei meli si trasforma in un mare bianco rosato e nell'aria si diffonde un gradevole ed intenso profumo. I meli in fiore sono un vero spettacolo in questa zona ed è così preponderante la loro presenza che si è soliti festeggiare questo momento con una manifestazione che fino all'anno scorso si chiamava Festa della Fioritura, mentre da quest'anno avrà il nome Lana in Fiore. Durerà per tutto il mese di aprile con laboratori creativi, conferenze, corsi di cucina e decorazione, escursioni e il torneo di golf ai meli in fiore. Il tempo della fioritura rappresenta un momento importante nella produzione delle mele. Il contadino infatti controlla che i fiori non siano troppo fitti, eliminando quelli in eccesso, perché l'albero possa sopportare il peso della giusta quantità di mele. In questo periodo il lavoro del contadino non si ferma neanche di notte, perché nelle fredde e serene notti primaverile i fiori potrebbero morire. Per evitare ciò vengono azionati gli impianti di irrigazione. L'acqua spruzzata congela, ma per congelare deve raffreddarsi rapidamente e nel farlo produce il calore che avvolge il fiore, proteggendolo dalla morsa del gelo. Il mattino successivo è un vero spettacolo, la vista dei rami scintillanti di brina. Per produrre mele particolarmente buone, il contadino inoltre stacca dall'albero i frutti troppo piccoli e danneggiati, in modo che quelli che rimangono sui rami diventino ancora più grandi e belli, e taglia i ramoscelli che fanno ombra. Tutte queste importanti informazioni e curiosità sulla mela si trovano al Museo della Frutticoltura di Lana di Sotto, un unicum nella regione alpina. Situato nella residenza medievale L'Arkgut, il Museo della Frutticoltura, in una superficie espositiva di circa 1000 metri quadrati, illustra attraverso l'ausilio di diversi supporti la storia di questo frutto dall'antichità fino ai nostri giorni, ma anche il lavoro e l'interazione dei tanti protagonisti della frutticoltura altoatesina. Già dal piano terra il visitatore viene subito immerso nel mondo di questo frutto: la mela del paradiso, la mela della discordia, la mela di Afrodite, la mela di Steve Jobs, la mela in medicina e in elisir di bellezza, in cucina e in pittura. Beh, pensiamoci, la mela, un frutto così bello, così dolce, così succoso, che ha tantissime applicazioni, ma soprattutto veramente, veramente salutare. E qui ce n'è per tutti i gusti. Beh, allora, parlando proprio di gusti, proseguiamo la nostra immersione con il cioccolato calcagno per la Fondazione Progetto Arca Onlus. Nasce la crema della bontà. Ogni spalmabile acquistata è un pasto donato ad una persona senza fissa dimora. Buona, anzi doppiamente buona,
Nasce quindi la crema della bontà, un dolce progetto solidale realizzato da Cioccolato Calcagno, storico marchio d'eccellenza, cioccolatiere artigianale torinese, con la Fondazione Progetto Arca, onlus in prima linea nel sostegno a persone senza fissa dimora e a famiglie indigenti. E appunto per tutto il 2021 è partita questa iniziativa a Natale scorso, acquistando una confezione limited edition della classica crema spalmabile Piemonte di Calcagno, si darà il proprio contributo all'attività della Fondazione Progetto Arca a favore dei senza tetto. Buona quindi due volte, per ogni crema spalmabile alle nocciole venduta, Calcagno si impegna a donare un pasto caldo ad una persona che vive per strada e che in questo periodo di emergenza sanitaria si trova a fronteggiare una situazione ancora più difficile. Una ricetta antica della tradizione piemontese si trasforma così in un regalo da fare e da farsi, goloso, di qualità, con un sapore solidale. E come ci dice Alessandra Castelletto, amministratore di Calcagno, in questi mesi difficili ci sono solitudini che pesano più di altre. È il caso dei senza tetto, delle migliaia di persone che vivono per strada e che ancora una volta sembrano essere chiuse fuori da un mondo che torna a chiudersi dentro. Il nostro pensiero va a chi solo, indebolito e senza un rifugio sicuro, si trova oggi, a causa del Covid-19, in una situazione di ancora maggiore fragilità, ma anche a tutti gli operatori e i volontari di Fondazione Progetto Arca Onlus, che si prendono cura di queste persone con coraggio e senza sosta. Beh, allora, dove comprare la crema della bontà? È acquistabile online sul sito cioccolatocalcagno.storeden.com oppure, per chi abita vicino a Torino o a Collegno, all'Emporio Calcagno in via Paolo Losa 21. Beh, allora, mentre stiamo pensando al buono del cioccolato, ma alla bontà che doppiamente può riuscire a dare appunto come solidarietà questo cibo degli dèi, ovviamente, come è il cioccolato, ascoltiamoci un po' di buona musica e a presto risentirci tra pochi minuti nella terza parte della nostra trasmissione. Questo è il mio jazz, 1, 2, 3, comincia a te che poi vedrai saremo in 6. Questo è il mio jazz, bambina, se lo canterai t'accorgerai che è tutto ok. Scivolo sul tuo cuore, non riesco a respirare, fuggono i tuoi occhi, non riesco più a dormire. Canto così mi passa questa tristezza, e qui fa la rima con quella tua bellezza. Questo è il mio jazz, il ritmo va, comincia dai che poi vedrai ti piacerà. Questo è il mio jazz, provaci tu, balla con me, t'accorgerai che sballo è. Ballano le tue gambe, bimba, tu mi fai morire, spuntano un paio d'ali, il tuo sorriso mi fa volare. E canto così mi passa questa tristezza, e qui fa la rima con quella tua bellezza. Questo è il mio jazz, il ritmo fa, comincia dai che poi vedrai ti piacerà. Questo è il mio jazz, provaci tu, parla con me, t'accorgerai che sballo è. Questo è il mio jazz, il ritmo va, comincia dai che poi vedrai ti piacerà. Questo è il mio jazz, provaci tu, balla con me, t'accorgerai che sballo è. Ma non sprecare questo ritmo, ascolta attentamente ogni battito. Dai, scendi in pista, cogli l'attimo, balla con me fino al primo caffè. Questa è la mia vita, questo è il mio jazz, passo le mie ore con la mia band. Ma tu sei la mia bella melodia, ti prego non andare via. Questo è il mio jazz, 1, 2, 3, comincia te che poi vedrai saremo in 6. Questo è il mio jazz, bambina, se lo ballerai t'accorgerai che donna sei. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte.
Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile Dolce Vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636, www.viaggioevedo.com. Minuccio saponato a Paiso. Grazie. Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata che frega tutto, te ne dà. Sarà a Roma, sta Gianluigi Leoni, l'agenzia Viaggio e Vedo. Viaggio e Vedo è Radio Vacanze. È bravo, quella lì è. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, eccoci alla terza parte del nostro consueto appuntamento settimanale con Viaggiando e Mangiando. E per la serie Coccole e Nettari ricchi di sentimento per affrontare un San Valentino all'insegna del buono e del gusto, sono a raccontarvi qualche altra indicazione in questo senso. Ormai San Valentino alle porte, domenica si festeggerà e quindi diciamo che siamo a tempo non solo per fare qualcosa di interessante, di romantico e così anche di insolito, ma comunque sempre gustoso per questa ricorrenza, ma qualora non abbiamo la possibilità, magari possiamo tenerci queste informazioni anche per altre ricorrenze più vicine. Allora, a San Valentino, dillo col Franciacorta. Idea e regalo dedicata al giorno più romantico dell'anno. Come ogni anno puntuale, incurante di pandemie e restrizioni, arriva la festa degli innamorati. Di questi tempi duri, che ancora più hanno dimostrato l'importanza degli affetti, cosa fare per rendere speciale questo giorno? Se lo sono chiesti anche alla Montina, storica cantina produttrice di vino Franciacorta in provincia di Brescia. E da diverso tempo diamo ai nostri clienti la possibilità di personalizzare le bottiglie preferite incidendo la propria dedica sul vetro. È un'idea molto apprezzata perché lascia la libertà di rendere unico ogni pezzo, che è inciso con una tecnica laser da esperte mani artigiane. Questo ci spiega Jessica Giovannessi, responsabile della comunicazione della Montina. In occasione di San Valentino arriva però una novità che aggiunge un pizzico di colore alla realizzazione delle bottiglie. Insieme al suo artigiano di fiducia, la Montina ha studiato due grafiche a tema che non solo saranno incise sul vetro, ma saranno anche dipinte a mano. Due disegni dallo stile diverso che potranno essere riprodotti su bottiglie di vari formati e tipologie. Inoltre, chi sceglierà queste bottiglie come dono potrà decidere di racchiuderle in diverse confezioni, corredata ad un esempio di calici da degustazione o altri accessori per il vino. L'intera gamma di Franciacorta ed è regalo della Montina è disponibile sia per l'acquisto in negozio fisico presso l'enoteca aziendale di via Baiana 17 a Monticelli Brusati in provincia di Brescia, che online sul sito www.lamontina.com. E per chi preferisse regalare un'esperienza da vivere insieme al proprio innamorato, nessun problema, ci spiega sempre Jessica Giovannessi. Data la situazione incerta tra chiusure e zone di vario colore, dalla cantina abbiamo deciso di rendere disponibili dei buoni regalo a data aperta. Questo significa che sarà possibile donare una visita guidata in cantina con degustazione da svolgere non appena sarà possibile farlo, senza preoccuparsi della scadenza. I buoni si possono acquistare sia presso la nostra enoteca che online direttamente dal sito www.lamontina.com. Bene, allora passiamo invece a un altro brindisi San Valentino con Nebula Rosa di Poggio Cagnano. Si può stupire con un calice, un rosé elegante e profumato a base di Sangiovese in limited edition, targato DOC Maremma Toscana e firmato dalla piccola winery Poggio Cagnano. Nebula Rosa, fin dal nome, riesce ad avvolgerti e a conquistarti. L'annata 2019 sta sulle bucce per 5-6 ore, poi l'affinamento sulle fecce nobili per 6 mesi. All'olfatto presenta numerosi frutti rossi, tra cui ribes e lampone, che si manifestano gradualmente seguiti da erbe officinali in un epilogo speziato. In bocca si percepiscono la succosità e la fragranza dei frutti rossi, che si accompagnano alle sensazioni di freschezza, amplificando vitalità e profondità. Un vino biologico, di certo adatto a un'occasione speciale, con alle spalle la storia di una realtà molto esclusiva nel cuore della Maremma toscana, affacciata sull'Argentaria, dove questi artigiani del vino hanno recuperato nel 2005 un podere abbandonato da 30 anni, trasformandolo in un piccolo gioiello.
Il nome Nebula Rosa si ispira alla nebulosa di Orione e richiama la tecnica del batonnage che viene applicata sul vino. Il batonnage consiste nel rimescolare le frecce fini e poi nobili alla massa del vino in affinamento, creando appunto una sorta di nebulosa, un rosato d'alta quota, fresco ed elegante, prodotto in quantità limitata. Per ulteriori informazioni il sito è www.poggiocagnano.it. Beh, in ogni caso, indipendentemente dai colori che assegneranno alla regione nei prossimi giorni, il colore del cuore è sempre e solo il rosso, come la passione, come il desiderio, che anche se distanti riusciamo a provare per una persona. Festeggiamo quindi con la persona che amiamo anche questo giorno, ma che non sia solo il 14 febbraio, ma che sia solo uno dei 365 giorni dell'anno, dedicati al bene e al cuore, quello che Cupido ama trafiggere con le sue frecce imbevute dall'amore. Inseguendo con gli occhi e col cuore le frecce di Cupido, beh, vi auguro una meravigliosa, sensazionale, dolcissima settimana. Città che galleggia sul mare di Genova, terra strappata dai monti che guardano Genova, navigatori e poeti ti esaltano, vento e canzoni ti forgiano gli angoli, i tuoi sapori si trovano soltanto a Genova. Spazio rubate percorrono Genova, come le vene che portano il sangue di Genova, sguardi che scrutano un orizzonte, sei un aquilone ancorato alle nuvole, dentro ai miei occhi c'è tutto l'amore per Genova. Terra di santi e di ladri, di autori e cantanti, di onde e di marinai, vicoli troppo stretti, contrabbandano quel che vuoi, dietro un tramonto dorato c'è un sogno rubato, quel sogno sei solo tu, Genova. Vascelli che solcano il mare di Genova, vanno nel mondo e raccontano il cuore di Genova, offri tesori ma senza donarli mai, piazze e castelli nel sole di Genova, nelle tue pietre c'è tutta la storia degli uomini, sguardi che scrutano sei un aquilone ancorato alle nuvole e su nel cielo un angelo vola su Genova, terra di santi e di ladri, di autori e cantanti, di onde e di marinai, vicoli troppo stretti contrabbandano quel che vuoi, in quel tramonto dorato c'è un sogno rubato, quel sogno sei solo tu, Genova, lo sai, io non ti lascio più. E c'è un giorno per partire, per cercare, c'è un giorno per tornare, perché sei la mia città.
Gigi Leone. Un mondo di musica. Un mondo di musica. Radio Vacanze. Protagonisti del tuo tempo libero.